Siamo al convento di Monte Carlo, nel comune di San Giovanni Valdarno. È qui che inizia la storia di uno dei massacri più atroci della Seconda Guerra Mondiale, quello del comune di Cavriglia fra il 4 e l'11 luglio 1944, quando vennero uccisi dai soldati tedeschi delle truppe della Hermann Göring 192 civili fra i 14 e i 92 anni. È qui che inizia quella storia, perché la notte del 30 aprile, di due mesi prima del 1944, un gruppo di soldati tedeschi, capitanati da un comandante della Hermann Göring di nome Wolf, raggiunse la sommità di questa collina, in questo convento, e era venuta con un preciso compito, un preciso intento, quello di trafugare una delle opere d'arte più importanti della storia dell'arte e dell'umanità, che è l'Annunciazione del Beato Angelico, che qui è stata custodita per centinaia di anni e che oggi si trova presso il Museo della Basilica di San Giovanni Valdarno. È qui che però i soldati tedeschi si imbatterono nella resistenza e nella forza di un umile frate, il custode di questo convento, padre Alfonso Turchetti, che sapeva bene che quei tedeschi sarebbero arrivati prima o poi, e qualche mese prima, grazie a una soffiata di una spia esperto dell'arte, Siviero, e grazie al sovrintendente Giovanni Poggi, riuscirono a portare il dipinto in salvo presso gli scantinati degli Uffizi. Così quella mattina i tedeschi, quando arrivarono, di fronte a padre Alfonso, che gli mostrava la chiesa scarna, vuota rispetto al dipinto che fino a pochi mesi prima era stato lì, se ne andarono a mani asciutte, non prima di averlo picchiato e non prima di aver letto una bolla papale falsa nella quale si diceva che il pontefice in persona voleva quel dipinto presso i musei vaticani. Padre Alfonso venne picchiato a sangue, ma resistette, non cedette ai colpi dei tedeschi, che lo minacciarono di morte. Uno di loro, Wolf, appunto, il comandante, gli disse che sarebbe tornato, perché questo luogo, presto, si sarebbe macchiato di sangue. Non tanto il convento di Monte Carlo, quanto la terra qui circostante, quella del comune di Cavriglia, Castelnuovo, Massa, Meleto Valdarno, San Martino e Le Matole. 192 civili massacrati quasi tutti il 4 luglio 1944, ma in realtà fu un eccidio che si consumò in una settimana, fino all'11 luglio del 1944. Un eccidio atroce di cui si è parlato pochissimo nel corso dei decenni e di cui ancora oggi non c'è giustizia. La nostra storia inizia da qui. La primavera del 1944 è un periodo decisamente complesso, tragico, drammatico per la storia della Seconda Guerra Mondiale, in particolare per l'Italia, che sta vivendo una sanguinosa guerra civile. Da una parte la Repubblica Sociale, dall'altra il Regno d'Italia, dall'altra ancora i tedeschi, che hanno invaso illegalmente il territorio italiano e che hanno iniziato una lunga ritirata aggressiva che li porterà poi a liberare il nostro territorio soltanto nel 1945, grazie agli interventi degli alleati. Thank you.
In Toscana, tra il 1943 e il 1944, la costruzione della linea gotica sta vivendo una fase di stallo. E questo stallo comporta la fermata dell'esercito tedesco nel nostro territorio, soprattutto nel sud della Toscana. L'esercito che da una parte socializza con la popolazione locale, ma dall'altra la terrorizza, anche con durissime minacce. Nel territorio del comune di Cavriglia sorge un importante bacino lignitifero minerario strategico non soltanto per il lavoro che fornisce al territorio, ma anche per i rifornimenti alla guerra stessa. La Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno fu costituita all'inizio del Novecento, nel 1905 per l'esattezza, nel momento in cui si scelse da parte dei proprietari delle miniere un nuovo modo di utilizzare la lignite che non fosse solo quella di combustibile fossile da impiegarsi in alti forni o comunque in ambito ferroviario. Fu così che proprio la società, con capitali italo-stranieri, riuscì ad aprire nel 1907 la prima centrale termoelettrica, che era appunto a Castelnuovo dei Sabbioni, una centrale importante già fin proprio dagli esordi. La società subì poi una divisione negli anni 20 del Novecento, divisione che in qualche modo poi determinò la struttura stessa del funzionamento delle miniere, con la società mineraria che si sarebbe appunto poi occupata esclusivamente dei problemi minerari, la società elettrica che invece seguiva proprio tutti i problemi legati alla centrale di Castelnuovo e all'erogazione di elettricità, e una società agricola che in qualche modo doveva preoccuparsi di ripristinare in alcune zone i territori laddove appunto avessero subito dei danneggiamenti a seguito delle escavazioni in galleria o avesse comunque la possibilità di lavorare su terreni appunto sempre comunque di proprietà della miniera. Questa tipologia di divisione societaria arrivò praticamente fino alla Seconda Guerra Mondiale, e i vari soggetti che poi appunto seguirono alla fine della guerra in qualche modo si ritrovarono con nuove funzioni, nuovi ruoli in un nuovo assetto societario che è appunto quello del gruppo della centrale, che poi avrebbe dato avvio in realtà a un nuovo processo che era quello dell'escavazione a cielo aperto del secondo dopoguerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale la Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno aveva già deciso di studiare un nuovo metodo di estrazione della lignite, tant'è che i primi rilievi che furono fatti per un'escavazione a cielo aperto risalivano al 1943, e ovviamente l'arrivo della guerra e soprattutto il passaggio del fronte mutarono profondamente anche i piani della stessa società mineraria. Il passaggio del fronte aveva determinato una situazione drammatica nel territorio, e di questa situazione ne aveva parlato nei suoi scritti Leonardo Lusanna, la persona che fu incaricata dal Comitato di Liberazione Nazionale di prendere la carica di sindaco dopo appunto il luglio del 44. In uno dei documenti che Lusanna aveva prodotto si ricorda un episodio piuttosto interessante. Nella primavera del 44 i minatori avevano deciso di scendere in sciopero, uno sciopero che avevano in qualche modo mascherato per esigenze economico-sociali, ma in realtà era una presa di posizione politica ovviamente contro tutta la situazione che si stava verificando in Italia e anche nel territorio cavrigliese. La mineraria reagì male a questo sciopero, reagì male nel senso che comunicò ai repubblichini, comunicò alle autorità competenti la presenza di questa insurrezione nelle miniere. Insurrezione che portò quasi immediatamente all'arrivo di truppe repubblichine, di fascisti che cominciarono a chiedere, a verificare, anche a muoversi per arresti o comunque per comprendere quanto realmente c'era di attività politica o di attività economico sociale legati a questo sciopero. L'episodio fu poi ripreso successivamente dal Comitato di Liberazione Nazionale proprio in un intervento fatto presso gli alleati, proprio per denunciare la presa di posizione in qualche modo che la società mineraria aveva avuto durante sostanzialmente il passaggio quasi del fronte. E questa situazione portò in un primo momento, soprattutto dopo la fine della guerra, anche alla rimozione di alcuni dirigenti della stessa mineraria, perché invisi proprio alla popolazione.
è un momento decisamente drammatico ed è il momento nel quale si viene a rafforzare quella resistenza che già era nata in tutto il territorio della provincia di Arezzo già dopo l'8 settembre, che era continuata durante i primi mesi dell'anno del 1944. Actung, zona infestata dalle bande partigiane. Questo cartello che l'esercito tedesco aveva affisso in molte parti d'Italia era presente anche nella zona del Porcellino e della miniera di Castelnuovo dei Sabbioni. È proprio lì, infatti, che nasce il movimento partigiano, è da lì che molti lavoratori della miniera si staccano per darsi alla macchia ed andare sulla montagna. Quella resistenza che nel territorio vide la nascita di due unità partigiane. Da una parte l'unità Castellani, comandata dal comandante Guelfo Billi, che si ritrovava nei boschi di Monte Domenici. Dall'altra l'unità Chiatti, che si trovava nel punto in cui adesso ci troviamo noi, nei boschi sopra Secciano, nel comune di Cavriglia, dove insisteva qui sotto ai miei piedi una vecchia casa, una casa colonica che adesso non esiste più, c'è soltanto un mucchio di pietre, la casa al monte. È qui che si radunava la divisione, l'unità Chiatti della 23esima bis brigata Sinigaglia. I tedeschi hanno paura dei partigiani e avvertono le proprie truppe di fare massima attenzione. Dall'altra parte il generale Alexander degli alleati, grazie a una serie di volantini che distribuisce da degli aerei, incentiva i ribelli partigiani a combattere contro il nemico e, quando è possibile, ad assalirlo e a usare anche la violenza. È quello che fanno anche i partigiani della Chiatti e della Castellani nel territorio del comune di Cavriglia e della miniera, quando, soprattutto nel mese di giugno, quando le azioni si intensificano, commettono una serie di omicidi ai danni di alcuni soldati della Wehrmacht, in gran parte ingenui. Prima alcune azioni strategiche fanno saltare dei ponti dove sarebbero dovuti passare camion tedeschi. A giugno, i primi di giugno, colpiscono una serie di autocisterne a Badia Coltibuono, di cisterne che trasportavano carburante per l'esercito tedesco. Rapiscono alcuni tedeschi. Quei tedeschi non torneranno mai a casa. Nel mese di giugno del 1944 si arriverà a contare fino a circa 20 tedeschi mancanti dall'elenco dei vivi, ovvero saranno uccisi dai partigiani. Nella primavera del 44 l'esercito tedesco vive una fase di stallo nel sud della Toscana e anche nel Valdarno Aretino. Qui sopraggiungono varie truppe durante il periodo da marzo fino al mese di giugno. In particolare un'unità, l'unità Hermann Göring, che era un'unità specializzata composta per la maggior parte da soldati volontari che erano stati attivi nell'est Europa, poi nel nord Africa e poi sbarcati a Salerno dopo l'8 settembre del 43, lascia una lunga scia di sangue in tutta la penisola italiana, a partire da Nola e Scafati, dove consuma i primi massacri nazisti con la collaborazione di alcuni fascisti del territorio, e poi risale lentamente lo stivale e arriva nel giugno del 1944 ai comandi del 76esimo Corpo Panzer proprio qui nel territorio del Valdarno, e arriva con un preciso compito, quello di terrorizzare una parte della popolazione civile. Dopo che si avvicina la presenza del fronte e che si rende ancora più pericolosa la minaccia dei partigiani presenti nelle nostre montagne. La mattina del 6 maggio c'è il sole a Firenze e sulle colline di Bagno a Ripoli c'è una villa strategica, importantissima per la resistenza fiorentina. È Villa Silvano, di proprietà della famiglia Mattei, una famiglia importantissima nell'organizzazione della resistenza della città di Firenze. Pensate che Teresa fu una staffetta partigiana, la figlia del proprietario di quella villa, e una delle prime donne della Costituente, fra l'altro la più giovane, entrò nella Costituente a 25 anni. Quella villa viene requisita quella mattina da un comandante della unità Hermann Göring. Quel comandante si chiama Wolf e ha al seguito 70 uomini. Quando Ida, la figlia più giovane, gli apre la porta, si impaurisce perché i suoi occhi di ghiaccio la colpiscono
nel profondo e Wolf gli dice che deve requisire immediatamente quella villa e che se loro avessero collaborato il clima sarebbe stato pacifico, ma se non lo avessero fatto, per loro, le cose si sarebbero messe male. È la mattina del 6 maggio 1944, 2 mesi prima l'inizio del massacro che avviene nel comune di Cavriglia. E Wolf dice una cosa molto importante a Ida Mattei quella mattina. Io sono venuto per organizzare, controllare quello che avverrà fra qualche tempo al passaggio del fronte della Seconda Guerra Mondiale nei territori del sud della Toscana, della provincia di Arezzo e soprattutto del Valdarno. Wolf già sapeva probabilmente quello che sarebbe andato a fare insieme agli uomini della sua unità. Siamo alla fine del mese di giugno del 1944. A Civitella della Chiana e a San Pancrazio, la mattina del 29 giugno, l'unità Hermann Göring, la stessa che di lì a poco si renderà protagonista nel comune di Cavriglia, compie uno degli efferati massacri più importanti della storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia ai danni di civili. Sono oltre 200 le vittime che cadono sotto i colpi delle mitraglie dell'unità e di lì a poco nel comune di Cavriglia quell'unità avrebbe messo in atto la medesima tecnica per poter colpire la popolazione civile. Quella stessa mattina una truppa dell'unità Hermann Göring a Castelnuovo dei Sabbioni, a pochi metri da dove noi ci troviamo adesso in tutto un altro scenario, oggi la miniera ha sconvolto la storia geologica di questo territorio. Un uomo, un barbiere di nome Ivario Veligiardi, di 24 anni, viene rapito mentre camminava insieme a un amico. Sarà un rapimento cruciale per la storia del massacro del comune di Cavriglia, perché Veligiardi verrà portato prima a Montevarchi, poi a Terranova Bracciolini e poi nella famigerata Villa Silvano e a Villa La Costa, la villa accanto a Villa Silvano, dagli uomini del comandante Wolf, dove lo pesteranno a sangue, lo tortureranno e lo picchieranno fin quando Veligiardi non si decide a parlare. Dove sono le famiglie dei partigiani? Dove vivono i partigiani? Dove sono i loro nascondigli? Tutte informazioni che dal 29 giugno alla sera, alla notte del 3 luglio, Ivario Veligiardi alla fine sarà costretto a parlare perché altrimenti sarebbe stato ucciso. Quelle informazioni diventeranno cruciali per Wolf, per i suoi uomini, per poter colpire a sangue la popolazione civile. Veligiardi, la sera del 2 luglio, l'ultima volta che vedrà Wolf nella sua scrivania di Villa Silvano, vedrà dietro di lui una grande mappa che lo impressiona moltissimo, composta da alcune croci rosse. Alcune erano su Civitella della Chiana, Cornia, San Pancrazio fra i comuni di Civitella e Bucine e poi delle grandi croci rosse sui suoi paesi, i paesi della sua terra, Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto, Massa, San Martino. Si terrorizza perché capisce che c'è un grande, unico disegno che salterà fuori grazie a metà degli anni 90 alla capacità di archivio, di ricerca di Carlo Gentile, uno storico dell'Università di Colonia, che troverà un lucido all'interno del quale si parla di un'operazione unica compiuta in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale in un'area della Toscana centrale della provincia di Arezzo, dal nome Seydenraupe, Baco da Seta, un'operazione che porterà via la vita al suo termine ad oltre 400 civili. Tra il 2 e il 4 luglio i tedeschi sono sopraggiunti nel territorio di Comune di Cavriglia, ma anche in quello di San Giovanni Valdarno, di Montevarchi, di Terranuova Bracciolini e hanno preso possesso delle ville in molte di queste frazioni. Si parla di circa oltre 1000 uomini che sopraggiungono in questa terra la notte prima del 4 luglio e si ritrovano a Santa Barbara
prima di dividersi e raggiungere i paesi di Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto Valdarno. In realtà, Wolf, dell'unità antipartigiana Alarm Company, che aveva preso possesso della Villa Silvano e che aveva preordinato insieme ad altri uomini il massacro prima di Civitella della Chiana e adesso del comune di Cavriglia, mantiene una promessa con padre Alfonso Turchetti e la sera prima del 4, prima di raggiungere Santa Barbara, si fa accompagnare personalmente al convento di Monte Carlo, dove andrà a cercare padre Alfonso ed avrà un duro scontro con lui. Aveva mantenuto quella promessa, era tornato per dirgli che adesso questa terra si bagnerà di sangue. E così accadrà. Castelnuovo dei Sabbioni viene nell'alba svegliata da un trambusto di macchine che stanno sopraggiungendo, camion che arrivano e chiudono il paese a tenaglia, così come è avvenuto a Meleto Valdarno. Lo chiudono e impediscono agli uomini che si stanno svegliando per andare al lavoro, in miniera, piuttosto che nei campi, di uscire e di scappare. La maggior parte di loro cadrà prigioniera e la maggior parte di loro non racconterà mai qual è stato l'ultimo giorno della loro vita. Era domenica 2 luglio, c'era un funerale a Meleto. Questo funerale di un certo, mi pare, ora se non mi sbaglio, Beattini, che per motivi di guerra insomma era deceduto, e stavano facendo la celebrazione funebre, no? E c'era il corteo funebre. In quel momento, mentre c'era questo corteo, apparì un gruppo di tedeschi e scesero e presero 3 persone dal corteo. Tra queste c'era mio zio, Quartuccio Mero, Lorenzo Fabbrini, che era uno era soldato del San Giovanni, ma stava lì, era parente a Meleto, dei parenti Mazzini, e Lombardini. Li prese e li portano via, così senza completamente preso, li caricarono sulla camionetta e li portarono via. E ci fu un po' una preoccupazione, che se sarà successo, che quello che si domandavano il perché. E praticamente poi seppero insomma che li aveva presi per ostaggi e li portarono giù a San Cipriano. Qui a San Cipriano c'era una stanzina anche piuttosto angusta. Li misero lì dentro e a casa la mia mamma e la mia nonna, il fratello praticamente e la mamma, la sorella e la mamma si stava preoccupando del ragazzo. Questo succede un paio di giorni dopo, la mattina del 4 luglio, si decidono di andare a vedere cosa ne era di fratello e di figliolo. E avevano fissato con Don Fondelli, il parroco di Meleto, che lui doveva andare a fare un uffizio, perché allora usava fare gli uffizi in più preti, anche 3 preti della zona, si riunivano e celebravano la messa in 3, che la mattina si trovano d'accordo e sulle scalette della chiesa aveva fissato questo l'orario, presto, e fissano di partire. In quel momento arrivò, vi raccontava la mamma, ma mamma, e arrivò una donna. Una donna che chiese qualcosa di a questo prete. Di preciso non sapeva cosa, forse confessarsi o parlare di qualcosa.
allora Don Fondelli si rivolse a loro e gli disse: avviatevi voi, tanto io poi vi riprendo. In conclusione, Don Fondelli non arrivò mai a San Cipriano. Ci troviamo al monumento ai caduti di Meleto Valdarno, una delle frazioni del comune di Cavriglia che il 4 luglio 1944 venne presa d'assalto dalle armate dell'unità Hermann Göring. Accanto a me un albero, un leccio. Alcuni di questi lecci sono stati piantati nell'immediato primo dopoguerra, dove qui venne edificato il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Sotto a questo leccio, all'alba del 4 luglio, i tedeschi sopraggiunsero in paese e radunarono qui gli uomini, civili maschi, di età compresa fra i 14 e i 95 anni, per poterli radunare, per poi massacrarli. L'operazione non fu semplice, i tedeschi arrivarono a bordo di alcune camionette, con una manovra a tenaglia chiusero tutto il paese e le vie di accesso e quindi anche di uscita e iniziarono a rastrellare le case, di casa in casa, di famiglia in famiglia, senza badare alle età. Presero tutti gli uomini che trovarono, le donne le scacciarono con i bambini fuori dal paese. Il paese rimase deserto e qui, in questo punto dove io adesso mi trovo, vennero raccolti tutti gli uomini, appunto civili maschi, sotto al campanile della chiesa. Quando il comandante si rese conto che il numero di civili da fucilare era eccessivo, pensate, si parla di circa 100 persone, quasi tutto praticamente il paese che in quel momento, la popolazione maschile del paese che in quel momento viveva qui a Meleto Valdarno, ecco, pensò che forse era più opportuno dividerli in quattro gruppi. E così fece, prese il gruppo unico, fece sì che il parroco Don Giovanni Fondelli, che aveva 52 anni, facesse dire le ultime preghiere, il confiteor, a tutti i presenti, a chi voleva, li benedisse, li assolse dai loro peccati, perché erano consapevoli che ormai non andavano ad essere trasportati in campi di lavoro come inizialmente gli abitanti pensavano, ma capirono appunto che stavano per essere massacrati. Così furono divisi in quattro gruppi e portati, scortati dai soldati, in quattro delle aie del paese, a ovest l'aia Rossini e l'aia Pecci e a est l'aia Melani e l'aia Benini. In queste quattro aie i soldati, più o meno con la stessa medesima tecnica, misero al muro gli uomini, li mitragliarono all'altezza del petto e all'altezza delle gambe, poi li finirono bruciandoli, molti dei quali morirono appunto bruciati vivi. Un'operazione apocalittica che soltanto nell'Aia Rossini si svolse con una diversa modalità, dove gli uomini vennero collocati in un'orciaia, estratti a gruppi di 5, fucilati e poi infine, quando si raggiunse il numero complessivo di 20 circa fucilati, tutti presenti in quell'orciaia, li bruciarono. Solo due riuscirono a scappare in una stanza attigua all'orciaia da una piccola finestrella. Uno di loro miracolosamente si salvò, Augusto Sottani, che era un uomo molto grosso di corporatura, chiudendosi dentro un orcio vuoto. L'altro, che era di fianco a lui, era nascosto in un angolo, non all'interno di un orcio. Venne trovato da un soldato e infilato con la baionetta. La mia mamma e la mia nonna si incamminarono a San Cipriano. Arrivarono giù, si informarono dei suoi congiunti, di Mizio e degli altri, e poi tornarono indietro. Tornando indietro, facendo la strada all'inverso, passarono poi la stessa della montagna, non c'era la costruzione che c'è ora, e scesero giù, praticamente arrivarono, diciamo, noi la chiamavamo lì la casa del Badì, la chiamate il soprannome della Frucone, insomma, ecco. Praticamente da lì si scopre la strada che va verso dietro Barberino, dell'Aia Melani. Quando arrivarono a scurvare, videro fumo e un odore acre. La mia nonna disse a mia mamma: se la condizione che tu sei, aspetta qui, voglio a vedere che succede. Sicché ma mia nonna si avvia, ma la mia mamma non stesse tanto dietro.
Praticamente arrivando su, videro una scena apocalittica, raccapricciante. Questa proprio la meno mi diceva. Si era presentata una scena che c'era un uomo che stava rigirando dei corpi fumanti con un forcone e li chiamava per nome, chiamava questi donne. Oh, guardi il mio... erano suoi figli, i melani, che praticamente bruciavano ancora. E gli riconosceva, questo gli è il mio... Praticamente per Tripeste, mi pare, tre figlioli e due generi, o addirittura tre, insomma, comunque... Perse tutte le queste scene. Quando videro questa scena, la mia nonna, sapendo insomma che ero io, ero pancia, non voleva far vedere queste scene crude. Questa è una cosa, dicevo, allucinante, vedere scene in quel modo. La prese la mia mamma e la portò via. La mia mamma, non potete vedere chi c'era lì, ma lì c'era il mio papà, anche lui era lì, e lui lo vide dopo. Poi nel pomeriggio si calmarono le cose e si incamminarono verso il paese. La prima aia che trovarono era l'aia Pecci, perché c'è stato quattro aie, perché lì hanno fatto proprio una cosa, era insomma praticamente pensata per dimostrazione ai partigiani, per far vedere che loro, quello che avevano detto un tedesco e 10 italiani, l'aveva rispettato e l'aveva fatti fuori, il rapporto c'era. Arrivarono a quest'area Pecci e videro una scena uguale, simile a quella che aveva visto la mia mamma là, corpi bruciati, mitragliate bruciati. E poi praticamente a qui aveva sentito anche le grida, perché non morirono subito, perché gli mitragliarono e infatti trovarono alcuni anche disfigurati perché avevano preso in faccia, ma alcuni avevano preso le gambe e non erano morti subito, e gli aveva dato fuoco. È una cosa orrenda che una persona umana abbia tanta violenza verso un simile, era insomma impensabile. Insomma, ecco, arrivarono in quest'area e cominciarono a guardare. La mia mamma riconobbe suo papà, il marito della mia nonna, che era con lei. E poi continuarono. Poco lontano c'è l'Aia Rossini, c'è 50-100 metri nemmeno. La solita scena, anche lì uguale. Avevano fatto il solito sistema, avevano ammazzato. Addirittura lì li avevano ammazzati a 5 a 5, prendendo i gruppi di 5, li mitragliavano e poi ma anche quelli che erano a attendere e che sapevano che dovevano morire, come se la sta? A volte me lo domando. Insomma, questo praticamente poi successe questa Rossini, continuarono poi praticamamente fino ad arrivare all'Aia Benini, che è lì vicino a praticamente dentro Villa Barberino ora, e solita scena anche lì, uguale, solito sistema di mitragliate e bruciati. E quando poi arrivò la mamma con la mia nonna, arrivarono all'Aia Melani, la mamma cominciò a vedere se c'era, chi c'era, il nome del babbo. Ebbe questa espressione. Sembravano
una barca di legni bruciati. Cosa che indescrivibile. La reazione della mamma, tutte le volte ne parlava, insomma, si fermava e aveva il groppo in gola, perché scene in quel modo credo che ti lasciano scioccato tutta la vita. Una cosa che non poteva dimenticare. Infatti me lo rimarcò durante la vita questa cosa, me l'ha sempre rimarcata, che una cosa orrenda lì. In questo modo un essere umano contro un simile comportarsi in quelle condizioni, in quel modo lì, è una cosa inumana, invergognosa, non c'è parola per poterlo descrivere. Alla fine della giornata Meleto Valdarno fu interamente bruciata e distrutta. Le donne rimasero completamente sole, con molti figli ovviamente orfani. Furono 93 i morti che furono massacrati qui a Meleto Valdarno e dei quali si è parlato sempre troppo poco fuori dai confini della Toscana nel corso di questi quasi 80 anni che sono trascorsi. Fra quei morti ovviamente ci fu anche il parroco Don Giovanni Fondelli, che da ormai tantissimi anni era il pastore di questa parrocchia. A lui si affidarono le ultime preghiere e le ultime volontà gli abitanti semplici, minatori, contadini, che trovarono la morte per mano della Hermann Göring, e appunto dopodiché anche lui venne massacrato nell'Aia Melani insieme a tutti gli altri. Come c'erano stati dei bombardamenti di un aereo fantasma, si diceva allora, che vagava e buttava le bombe sembrava a caso, perché poi alla fine cascò nei posti non strategicamente interessanti. Comunque una bomba cascò anche a Castelnuovo, non ci furono morti, ci fu un ferito. Però il giorno 2 luglio, mi sembra, sì, 2 luglio, buttarono una bomba verso Pian di Colle, non so se conosci la zona, e lì morirono tre uomini. Però già in precedenza la paura si era, come si può dire, la sera si andava a dormire, perché in occasione di queste bombe, le bombe a Castelnuovo, una scheggia della bomba penetrò dentro la mia camera dove dormivo con mio fratello, bucò le persiane di legno, sai, e si conficcò nella parete. Di che diceva un po' pericoloso da qui. E allora, siccome la famiglia Polverini, il mio babbo era l'ultimo nato di questa famiglia, avevano la casa sulla strada, si è verso a Signano, non so se conosce, che ancora viene chiamata Polverino, perché i Polverini ci sono dalla metà del 500, dicevo. Quindi c'è ancora un cartello, ce lo mette tanta gente, perché il nome suo sarebbe Scamicchi. Quindi noi la sera si andava lì e la mattina si tornava via, perché questo aereo, queste operazioni facevano tanto di notte. Io ero stato a dormire in un rifugio che ci avevano fatto perché la notte veniva sempre un aereo, e anche mio babbo e altri avevano fatto una cosa andando su verso Camonti.
avevano fatto era andato a dormire lì io la notte, perché c'era questo aereo che... E la mattina, siccome non avevo dormito bene, tornavo a casa e la mia mamma mi dice che c'erano i tedeschi laggiù, che erano lì davanti alla cosa. Le truppe tedesche, c'erano diversi tedeschi, dice, sono tutti laggiù. Andai lì 18, ti dissero di andare in qualche posto per non si fa riconoscere, ecco. E si stette lì un pezzetto con un'altra persona che io conoscevo, era vicino, che stava vicino a me lì. E si decise, dice, ma se ci trovano qui e ci fanno fuori lì. E si disse, ma andiamo laggiù, perché quando io, la mia mamma mi disse c'era tedeschi, poi si pensava che fossero lì a fare qualcosa, a chiamare la gente per fare qualcosa, non so. E noi, io andando laggiù. La mia mamma preparava colazione, il pane arrostito, perché allora, mi scontrate, non si mangia, e il coso, e un po' di latte. E mentre era a fare queste cose, le andò a spalancare le persiane della casa, che la mia casa aveva le persiane, e perché era luglio e la sera era chiusa della sera precedente, perché per d'aria. A un certo punto poi la tornò a cosa, no, ma non arrivò tedeschi, che c'è tutto il camion, un camion tedesco, scende tanti tedeschi. Allora prese, ritornò là e chiuse tutte le persiane. Però fra le stecche si vede, essendo più in basso laggiù. E allora si cominciò a guardare, si vede i tedeschi. E allora la mamma, che cominciano ad andare a frugare, perché era un gruppo abbastanza consistente, però a gruppettini di due o tre andavano alle porte, balbussavano, sono aprivano, si mettevano blu e la aprivano con la pinta dei piedi. E allora la mia mamma gli disse a mio babbo, vai, nasconditi perché se venga qui. Allora noi giù, le case di Castelnuovo, essendo fondate in un terreno in discesa, sulla strada erano due piani, lo si tra il primo piano e il pian terreno, di dietro erano quattro perché seminterrati. Che c'erano le cantine, c'erano queste cose. E allora, allora si scese giù, siccome per la guerra era stato fatto un forno per fare il pane, per farlo così, perché non si trovava più nulla. E allora questo forno era le scale che scendevano, era un'altezza che con una scala montò su e arrivò di là. E poi la scala si portò via, lì era introvabile, insomma. E va bene. E intanto noi si andava a vedere, disse mio papà, fatemi sapere che succede, perché io sto qui senza sapere nulla. E allora la mia mamma dice, guarda, è passato lì, è passato là, è passato il babbo dell'ingegner mercanti, che era un uomo, un colonnello in pensione, con la giacca di pigiama e calzoni, no? Come usava allora la mattina, quando era caldo, andava fuori del pigiama. C'era diversa gente già, l'avevano già messi lì insieme, avevano portati anche da Castelnuovo Basso, insomma. E trovai il parroco e andai lì per sentire che c'era. E lui mi disse, insomma, parlava più che altro con il comandante tedesco. Insomma, ebbi subito la sensazione che qualcosa non andava. Infatti vidi che alcuni tentarono di buttarsi di sotto per salvarsi di quelli che c'era, e gli spararono. E io vidi anche uno che ruzzolò laggiù fino in fondo alla diga. Senti bussare le porte della cantina, perché erano due donne che volevano passare per andare in cima al paese, però in fondo laggiù al paese, dove c'era la casa del fascio a quel tempo e poi era il circolo, e c'era un posto di blocco tedesco, non faceva passare nessuno, che andava via bene in sud. Allora queste donne ritornarono per questi campi, vennero nel nostro orto da quella, e picchiarono questa cantina, che la mamma andava a aprire.
e Celeste dice: ci fa passare di assa sua, si va su nel paese, se no non ci fanno passare. E naturalmente dice sì. Poi gli dice: ma che succede? Che mi sembra dei fumi là verso Meleto. Ma dice: non si sa, però si è sentito dire che se nelle case trovano degli uomini nascosti danno fuoco alla casa. Sarà, non lo so, per dice, però non si sa, insomma, si è sentito dire. Allora il mio babbo era a questo posto, sentì, dice: no, fatemi scendere perché io voglio mi adiamo fuoco alla casa perché mi trovano nascosto. Dice: io non ho fatto nulla, sono nell'età fuori dagli obblighi militari, quindi posso uscire. Ma insomma, queste donne naturalmente se ne andano via, e insomma voglio uscire. E quando uscì lui, già avevano preso questo gruppo e portato insieme al paese. Era già verso le 9 qualche cosa. E questo gruppetto se ne passava su con quell'asina e portare il barroccino che aveva fermato uno, insomma, fuori di cosa, che ci aveva messo la cassa, non si apriva, era una cassa dove c'era la mitragliatrice. Si vede passare questi su e ci rimase un tedesco solo appoggiato a un lampione che c'era una specie di ringhiera e questo lampione, lui era fra la ringhiera e il lampione, stava lì a guardare, ma disse: c'è rimasto lui solo, se il caso andava via non ci dia nemmeno nulla, visto che li hanno portati. E la mia mamma scongiurava: ma non andare, non passare, passa di sotto, tu vai con Emilio, se passare per i campi. Lui non vuole sapere, ma questo è successo, non è successo a lui perché era un coglione, perché è successo a tanti. Addirittura in un caso la moglie ha detto: andiamo, vien via, perché tanto non fanno nulla, guarda le altre entità, perché era inconcepibile allora una cosa di questo genere. Non è possibile. Insomma, dice: allora andiamo via. Non si cade il piano di sopra, si apre la porta, no, ma poi salendo giù, c'è un entrone, apri il portone. E quel tedesco che era questo lampione si è detto una porta, fa un po' di rumore, si era vicini, sentì e ci guarda, io ero dietro la mamma, vedevo questo tedesco, sentì, si girò, uscì la mia mamma, poi uscì io, il mio fratello, poi quando uscì mio babbo gli fece il cenno di andare in su e poi a noi raus, via, e si andava giù per andare in... e mio babbo dice: andate al rifugio, che all'ingresso del paese c'era un rifugio antiaereo ben fatto, l'aveva fatto la società mineraria, dice: tu vedrai le donne sono tutte lì. E noi stando lì, ma era vicino, insomma, non era centinaia di metri, non è che si amminava. Sarebbe un c'era anima viva, Madonna, e qui silenzio, non vede nessuno, ti terrorizzava, ma e che ci si fa qui dentro noi soli? Don Ferrante Bagiardi, rastrellato e portato nella piazza assieme agli altri abitanti, chiese a una suora di prendere le particole dentro la chiesa e di consumarle. Suor Maria Delfino prese la sacra pisside, ma non osò aprirla. Poi si diresse verso la cappellina annessa all'asilo delle suore e trasse fuori la pisside, nascondendola sotto la mantellina. Tornata alla piazzetta, vide la mitragliatrice, posta a una quindicina di metri dagli uomini. Fu allora che la suora consegnò l'ostia al parroco. Arrivarono anche le altre due suore, che videro gli uomini inginocchiati e il parroco dar loro la comunione, che disse: «Ripetete insieme a me, muoio in nome di Dio e della patria», e quelli lo fecero. Poi sopraggiunse il silenzio e il canto mortale della mitraglia. Mi resi conto che lì la cosa era molto grave, perché il parroco mi disse: priore, la mi salvi? Dice: no, fra poco saremo tutti in paradiso. Ormai il paese di Castelnuovo dei Sabbioni è sotto scacco, i soldati tedeschi hanno preso possesso di tutte le vie di entrata e di uscita. Le donne e i bambini sono fuori dal villaggio, dall'abitato, e ci sono due gruppi di uomini, uno sotto questa roccia, la maggior parte di loro sono qua, in piazza 4 Novembre, e l'altro è stato rastrellato alla dispensa ed è vicina alla cosiddetta curva dello Zuberi. Stanno aspettando ordini. Tra di loro non ci sono notizie certe, non sanno quale sarà la loro fine. Molti pensano di andare in campi di concentramento a lavorare, altri piangono perché già ipotizzano che quei soldati abbiano un solo compito, quello di massacrarli. Il marito della farmacista va a prendere dei medicinali e li porta a un soldato che si sente male, a dimostrazione che è in totale buona fede e che non pensa di essere ucciso, altrimenti sarebbe fuggito. Stessa cosa fa un altro uomo che va a recuperare i documenti perché se li era dimenticati in casa. In realtà nessuno di loro racconterà quale sarà la fine, perché sotto questa roccia
Dopo pochi minuti, il comandante Wolf in persona, che sarà qui presente in questa piazza, darà un ordine ben preciso: sparare alla mitragliatrice, e successivamente un grande fuoco coprirà con fiamme e fumo la vista di questa chiesa. Insomma, c'era tutti lì. A un certo momento ci dissero di andare verso quel muro là dove fu ammazzato tutto. Da quella porta lì, proprio vicino al muro, là, io sentì uno che mi disse: ragazzo, vieni qua. E c'era aperto un po' il portone. Sicché, ecco, quello mi salvò, perché andò lì e mi venne dietro questo dottor Berretti. Andiamo per la strada delle Matole, e noi si cammina per questa strada, a un certo punto sento un urlo corale, la più qualche urlo solare, e poi un urlo di 70 persone. E poi quella metà della vicina non finiva mai. Mamma mi diceva urlare, cioè, senti, li ammazzano tutti, li ammazzano anche il bambino, c'era quello a fare. E quindi era chiara la cosa, più chiara di qualche modo poteva essere, come aver visto, perché tu senti l'esturlo di 70 persone, quelli che erano. E poi dopo la raffia, piano piano, sentì cessare, rimase anche il grido isolato e poi silenzio assoluto. Siamo a Massa Sabbioni, un'altra delle località del comune di Cavriglia colpite dal massacro nazista del 4 luglio. Qui, dopo la strage di Castelnuovo dei Sabbioni, in questo piccolo paesino agglomerato di case di contadini intorno ad una chiesa guidata dalla parrocchia da Don Ermete Morini, sopraggiungono i soldati tedeschi dopo essere stati a Castelnuovo dei Sabbioni, l'unità Hermann Göring guidata dal comandante Wolf. Arriva a Massa Sabbioni intorno alle 9:30 del mattino del 4 luglio e inizia a rastrellare gli uomini. Solo che, per fortuna, la maggior parte degli uomini che vivono qui a Massa poco prima avevano capito che stava accadendo qualcosa di anomalo e si erano dileguati. Quindi il rastrellamento avviene solo in parte. Ci sono circa 15 persone che vengono radunate vicino alla chiesa del paese dai soldati nazisti, soldati che mangiano nella vicina casa di una abitante prima di effettuare appunto il rastrellamento. Tra i 15, mentre il soldato sta iniziando a contarli per poi massacrarli, improvvisamente compare un aereo che sgancia alcune bombe qui proprio vicino a Massa Sabbioni. Quell'aereo mette in fuga gli abitanti radunati davanti alla chiesa e ovviamente impaurisce i nazisti. Nella concitazione soltanto due uomini restano prigionieri in mano ai tedeschi, Don Ermete Morini e Dante Pagliazzi, al quale si aggiunge un 17enne Virboni che viene messo insieme agli altri due e vengono portati proprio qui vicino a dove mi trovo in questo momento, all'interno di una barberia qui di fronte. Vengono chiusi dentro e poi vengono estratti uno ad uno per poter essere massacrati all'interno di questo fienile. Questo non è più un fienile, oggi c'è stata costruita una piccola cappellina in memoria di quel massacro, ma qui appunto c'era un pagliaio. Vengono trascinati fuori uno ad uno e colpiti a morte a colpi di baionetta. Il primo a morire fu Don Ermete Morini, poi la sorte medesima toccò
a Dante Pagliazzi, mentre Virboni, che il giovane 17enne che si trovava all'interno della barberia, vide la scena e con una spinta colpì il soldato tedesco che lo controllava e si gettò nei campi sottostanti, qua sotto, e riuscì a mettersi in salvo nonostante i soldati gli sparassero alle spalle. Alla fine di quella drammatica ora, qui bruciarono i corpi di Don Ermete Morini e Dante Pagliazzi. Don Ermete fu il terzo parroco che venne massacrato quella mattina dai nazisti. A San Martino in Avane, o meglio in ciò che resta di questo paese distrutto dalle escavazioni minerarie, due tabernacoli, uno alle mie spalle e uno al mio fianco, che raccontano la storia di una comunità e di un popolo che oggi non esiste più. Qui, sotto a questo maestoso cipresso, arrivò una camionetta di tedeschi la mattina del 4 luglio, comandati dal comandante Danisch, provenienti da San Cipriano. Avevano un preciso intento, molto importante sotto il profilo strategico dell'organizzazione della strage: bloccare i partigiani della Castellani che stavano qui, nel bosco, nascosti nel forte di Montedomenici, a poche centinaia di metri da San Martino. È questo l'intento di Danisch: rapire 15 uomini, e è quello che farà qui a San Martino, minacciare i partigiani che se avessero fatto un solo passo avrebbe massacrato quei civili. Così i partigiani si bloccano, vedono dei fumi da lontano salire da Meleto Valdarno e da Castelnuovo dei Sabbioni, ma non sanno e non capiscono che quei fumi in realtà sono gli uomini che stanno ormai già bruciando, uccisi nelle altre comunità. Così rimangono paralizzati, bloccati, mentre Danisch aspetta con le mitragliatrici puntati su quei 15 uomini oltre 2 ore. Poi li fa salire su 2 camion e li porta a San Cipriano. Quando il gruppo di soldati guidati da Danisch se ne va, dopo circa un'ora il paese è deserto, restano pochi contadini e le loro mogli. Quando arrivano i soldati dell'unità Hermann Göring provenienti da Massa, hanno appena compiuto l'eccidio di Massa e arrivano qui a San Martino in assetto da guerra, come raccontano alcuni testimoni, con un altro intento, questa volta più sanguinario, quello di uccidere gli uomini che trovano. Ne troveranno soltanto 4, ma saranno abbastanza, purtroppo, per massacrarli in un fienile e bruciarli vivi. Naturalmente fu una nottata tremenda lì, c'aveva sempre negli orecchi il urla della gente, che si dormì, io non si dormì mai. Poi la mattina mia mamma ci voglia andare a vedere che è successo. Una zia, non mi ricordo quale zia era, non ce n'era due, e andarono a Castelnuovo. Tornarono verso le 11:30 circa, distrutte, la mia mamma piangeva, non poteva nemmeno parlare. E allora c'era un gruppo di persone, perché non è che la gente andava giù a vedere per curiosare, perché ci voleva lo scopo per andarci, se no tu potevi farne a meno, non ci sarei andato nemmeno io. E allora ha raccontato tutta questa vicenda, che aveva visto quello e l'altro, riconosciuto uno, quello aveva detto. E tutti di ascoltare, c'erano stati 20 persone, perché molti erano sfondati, anche se no erano venuti in su quella zona dove si stava noi, lì dove c'era la casa, tra capanne e cose, di altre persone lì. E quindi la mia nonna, non si era sentita, un po' più distante, e la mi disse: ora, dopo mezzogiorno, ci si va anche noi. Io francamente sono sempre stato un curioso, ci andavo anche volentieri, però avevo paura, poi comunque, non so, io risano stare due dopo mezzogiorno. Si partì e lei per questa stradina, per la strada, che mi fece impressione qui silenzio assoluto, perché noi si era abituati nel paese di Castelnuovo ai rumori della miniera, le macchine delle locomotive, il fischio delle locomotive, il rumore dei vagoncini, insomma c'era un rumore di fondo notevole, e quel giorno lì tutto un silenzio assoluto. All'ultimo tratto di discesa, che ora è chiuso, ma insomma esiste ancora, io mi bloccai, perché sentia, intanto bruciava le case. In quel silenzio sentivo sto scroscio dei tegolini, perché quelle case erano state ingegliate la sera precedente, però nei tetti, sotto delle travi, bruciano piano piano, insomma. Quindi succedeva che dove bruciava travi, c'erano i settori,
il peso dei tegolini che sporgeva dalla casa faceva andare giù il pezzo di tracciare, ma non era, perché il forno era bruciato, era bruciato. E quindi quel silenzio, quel puzzo di fumo, di bruciato, di roba bruciata, anche, ma con il nonna io non ci vengo, non ci voglio venire. E lei si fermò, Madonna, io ho sempre in mente una frase, ma come l'aveva fatto? Perché lei aveva studiato, aveva fatto la sonda, sapeva leggere, sapeva anche un po' la musica, ma poi non è che disse: Emilio, tu sei figliolo maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare. E dopo ci fu, perché c'era da portare queste persone al cimitero. Non c'era uomini, non c'era persona che potesse, perché poi è stato cattivo odore, tutti feriti, mare di sangue. Ci fu delle persone che si prestarono con le scale. Con le scale li mettevano sopra e cercavano di trasportarli. Io mi ricordo, la mia mamma mi raccontava, andavano in soffitta, prestavano una questi bauli, che pure che poi erano ridotti a brandelli. Vi lascio immaginare, dopo essere mitragliati e bruciati, tanti non erano neanche riconoscibili. Sì. E quindi c'è anche degli ignoti messi tutti insieme in una fossa comune, e quando poi alla sera il congiunto non trovarono intorno a casa, e si resa conto che era. E questo praticamente, poi trovarono queste persone, mi ricordo che mi raccontava la mamma che riuscirono poi a sotterrarli questi cadaveri straziati. Il terrore non si esaurì il 4 luglio nel comune di Cavriglia, ma anche in tutta la settimana successiva, al partire dal 5 luglio fino all'11 luglio. Le truppe tedesche non si ritirarono prima del 17 luglio con il passaggio del fronte, ma dal 5 avevano pianificato nel dettaglio una serie di mosse per colpire ancora una volta la popolazione di Cavriglia, nel particolare la miniera e i partigiani. Il 5 luglio le truppe del genio della Hermann Göring minarono il paese di Castelnuovo, i villini e soprattutto gran parte degli impianti minerari. Il 7 luglio quegli impianti in parte saltarono. La centrale di Castelnuovo, una centrale elettrica che era stata costruita nel 1907, venne interamente distrutta dalle mine, fatta saltare. Il resto del paese di Castelnuovo minato, alcuni ponti e l'abitato dei villini, grazie all'ingegner Ugo Mercante, l'attentato fu sventato, perché appunto Mercante si recò nei punti in cui i tedeschi avevano piazzate le mine e le sminò. L'8 luglio avvenne un attacco molto importante contro i partigiani della Chiatti, a località Secciano. I tedeschi, con una manovra a tenaglia, guidati con molta probabilità dall'ostaggio dai vari villigiardi in tuta mimetica, arrivarono fino alle propaggini di Casa al Monte, sulla cima del bosco di Secciano, per colpire i partigiani, dove in quel momento erano ospitati anche molti sfollati dopo i massacri del 4. Per fortuna, grazie all'eroico intervento di Nikolaj Buzhanov, un giovane 19enne, un partigiano ucraino, che con il suo fucile mitragliatore attaccò i tedeschi, gli sfollati si salvarono e anche tutti i suoi compagni partigiani si misero in salvo. Buzhanov, purtroppo, invece, in quell'attentato vero e proprio perse la vita e fu un martire che ancora oggi ricordiamo, seppellito a San Giovanni Valdarno.
Gli uomini del comandante Wolf, però, nei giorni successivi decisero di fare un nuovo terribile colpo. Questa volta fu l'ultimo ed avvenne qui, nel punto esatto in cui adesso ci troviamo. Siamo alle Matole, un quartiere dell'abitato di Castelnuovo dei Sabbioni, un quartiere che già all'epoca ospitava molte famiglie di minatori e soprattutto famiglie che foraggiavano i partigiani. Alcuni di essi avevano qui la loro casa. I tedeschi la mattina dell'11 luglio arrivarono in questo punto guidati ancora una volta dall'ostaggio, dai vari veligiardi, che fu obbligato ad accompagnarli fino qui sotto minaccia di tortura e di morte. Arrivarono in tuta mimetica e arrivarono per colpire esattamente le famiglie dei partigiani e in particolare gli uomini. Quando giunsero però in questo quartiere, gli uomini non c'erano, molti di loro erano sfollati, molti altri stavano costruendo un rifugio antiaereo in una collina qui vicina. Nonostante ciò, a causa di una serie di fraintendimenti, i tedeschi riuscirono a intercettare quegli uomini che stavano scavando il rifugio. Alcuni si dileguarono, altri, in particolare un numero di 10 persone, vennero scortati fino a questo punto e purtroppo vennero fucilati. Fu l'ultimo massacro atroce che gli uomini della Hermann Göring commisero nel territorio di Cavriglia ai danni di cittadini inermi, innocenti, civili, giovani e meno giovani, prima di dileguarsi, anche perché dopo l'11 luglio, dopo l'ultimo massacro della guerra ai civili che la Hermann Göring decise di fare, avvenne il passaggio del fronte, ci fu battaglia fra l'esercito tedesco e quello alleato. Poi, dopo il 17, 18, 20, 25 luglio, lentamente l'armata tedesca si ritirò ed arrivarono gli alleati. Il prezzo pagato da questa terra in termini di sangue, i sacrifici pagati però furono altissimi. All'inizio degli anni 50 si svolsero alcuni processi ai danni di gerarchi nazisti che si erano macchiati di crimini contro l'umanità in Italia nel periodo dal 43 al 45. Tra di essi c'era anche Smalz, un generale che venne processato ma assolto proprio per i fatti di Cavriglia e di Civitella. Da allora tutto si inabissò. Gli alleati, dopo aver realizzato una enorme inchiesta sui massacri nazifascisti in Italia, li consegnarono al governo italiano. Il governo italiano, appunto, dopo una prima fase processuale, nel 1961 decise di inabissare tutto in via dell'Acqua Sparta presso la sede della Procura Militare della Repubblica. A metà degli anni 90 un magistrato intelisano che indagava sul caso Priebke scoprì quei faldoni in via dell'Acqua Sparta numero 2 presso la Procura Militare di Roma. Quei faldoni nascondevano 695 fascicoli con nomi e fotografie dei presunti responsabili di quei massacri. Così si aprì una nuova fase processuale e grazie al lavoro del giudice Marco De Paolis della Procura Militare della Spezia si arrivò a processare e condannare all'ergastolo 49 gerarchi ancora in vita. Si può discutere se aveva ancora un senso processare generali in contumacia, spesso ottuagenari, quasi in fin di vita, ma sotto il punto di vista simbolico non ci sono dubbi, era giusto così. Ma perché quei fascicoli vennero archiviati provvisoriamente nel 1961 con un provvedimento di dubbia legittimità giuridica? C'erano varie ragioni, si aprì anche una commissione d'inchiesta in Parlamento fra il 2003 e il 2006. Alla fine dei lunghi lavori per capire le ragioni che portarono all'inabissamento di quei faldoni, fondamentalmente siamo arrivati a tre motivazioni. La prima, la Germania doveva essere ricostruita e era necessario creare un clima di pacificazione in Europa e non processare quei gerarchi. La seconda,
Anche l'Italia aveva i suoi scheletri nell'armadio, anche in Italia c'erano gerarchi fascisti italiani che in altri teatri di guerra, in Grecia, nei Balcani, in Libia, in Etiopia, avevano commesso crimini contro l'umanità con la stessa modalità che i nazisti adottarono contro la popolazione civile italiana. E la terza ragione era che molti gerarchi nazisti nel secondo dopoguerra erano utili ai fini della guerra fredda che si era creata fra Unione Sovietica e il blocco della NATO facente capo agli Stati Uniti. Alla comunità di Cavriglia, alle vittime, ai familiari delle vittime è stata negata giustizia per moltissimo tempo. E non esiste perdono senza una vera giustizia. La posta era per me, ma credo per tantissimi, l'inizio della giornata lavorativa. Arrivavo in comune e leggevo la posta che il protocollo mi aveva la sera prima preparato nelle cartelle. Allora non c'erano le mail, non c'erano i messaggini, forse c'erano i primi telefoni cellulari, ma analogici. E mi colpì subito, assieme a tutte le cose che ci sono nella corrispondenza di un sindaco, questa lettera in una bella carta filigranata con un inchiostro scritta in modo minuto, con un inchiostro stilografico verde. Era in inglese, il mio inglese non è un buon inglese, quindi mi feci subito aiutare per leggerla. Ero molto curioso, non sapevo il contenuto di questa lettera, non conoscevo questo Maurice Nash che aveva firmato questa lettera. La lettera erano 4 pagine, che ancora è, immagino, nel protocollo dell'archivio del comune di Cavriglia. Parlava, ci raccontava che questo signore era stato nel settembre del 44, quindi qualche mese dopo gli eccidi di Castelnuovo dei Sabbioni, di Meleto, del luglio del 44, ufficiale dell'esercito inglese, era stato a Castelnuovo dei Sabbioni, a Meleto, a Santa Barbara, e aveva parlato, conosciuto molti dei testimoni dell'eccidio, soprattutto le donne che appunto piangevano i loro mariti, i loro padri, i loro figli, che è una cosa assai particolare e molto straziante. E lui da quell'incontro ne aveva avuto un forte turbamento, ma anche una scheggia che gli era rimasta piantata nel cuore e nella testa. E finito il suo servizio militare, ripreso gli studi da ingegnere, poi aveva insegnato all'università, poi aveva fatto tanti lavori in aziende elettriche inglesi, gli era però rimasto sempre il desiderio di approfondire quello che era successo a Cavriglia nel luglio del 44. E così tutto il suo tempo libero lo aveva dedicato, ci raccontava nella lettera, ad approfondire queste cose. Era una testimonianza interessantissima, importantissima, perché lì si poteva comprendere meglio cose che forse da noi erano ancora un po', come dire, poco chiare. Poi c'erano letture di diverse tendenze, la lettura dei partigiani, la lettura di chi invece era stato un po' più ostile ai partigiani: siete responsabili perché uccidendo un tedesco avete favorito che fossero uccisi 10 civili. Il dibattito sulla memoria divisa nel nostro paese è stato molto forte, quindi quelle letture erano importanti. E in questa lettera ci diceva, raccontandoci queste cose, che sarebbe stato molto desideroso di fornircelo. Io chiamai subito Emilio Polverini, che per noi era la memoria, il ricercatore, lo storico, assieme ad Alfonso Biagioni, che avevano in tutti quegli anni avevano incalzato sempre il comune affinché queste cose fossero studiate e analizzate. Emilio mi raggiunse e rileggendo questa lettera eravamo eccitati, contenti, e quindi scrivemmo, rispondemmo subito a Nash invitandolo a Cavriglia per conoscere questo materiale importantissimo che lui aveva raccolto.
io lessi che questo aveva, era in possesso di questi documenti di inchiesta. Io a quel punto faccio un salto, è 30 anni che li cerco, che non ci stavo perso, e questo ci riporta. Che parlava di Broglio, e loro due all'altra lettera avevano allegato un questionario di domande, e allora dice, mi risposi io, e poi fu mandata, insomma. Poi ci fu un certo scambio di lettere, di domande, di cose, lui vuole sapere ogni cosa. Ed era un uomo incredibilmente interessante, curioso, benché avesse un'età oramai adulta, era la mattina all'alba, era sempre pronto per partire, la notte non voleva mai andare a dormire. Ricordo, era molto elegante, portava queste camicie con i gemelli. Era davvero un personaggio quasi stravagante nella sua classicità. E quindi fu interessante, molto, le cose ci raccontò, le esperienze che aveva avuto. Però poi ebbe anche occasione con noi, perché si intrecciò un'amicizia vera. C'era diventata un'amicizia proprio di stretta, poi quando veniva lui in casa mia c'era diverse volte. E noi siamo andati anche a casa sua, a Duxford, da Coso, da Manchester, con il treno, stato lì. E quindi il mio nipote gli portò quella tesina in cui si parla anche di lui, perché doveva essere una tesina multidisciplinare, insomma, ci deve essere un po' di ogni cosa. Quindi c'è anche dei discorsi in inglese, doveva parlare in inglese, no? Quindi De Brani. E quindi quando gliela portò lassù, dice, guarda, perché mio nipote parla bene in inglese. E allora bene, lo portò nella sua stanza, insomma, non so se era una camera, uno studio, che era, non so. E lì dice, si faceva spiegare le cose, intanto si commuoveva, ci piangeva, così. E lui rimase in favore. E quindi con questo Nesce, ho detto, lui per le feste, Natale che c'è, tutti i cartolini, cartoncini, storie varie. L'unica cosa è, la mette anche nel libro, lui quando ci fu, c'era stato previsto un incontro con la popolazione. E quella sera c'era l'Italia-Germania di Arzo. E disse, lo capisco benissimo, insomma. E insomma, quella sera saltò, poi la sera fatta. Quindi negli incontri successivi lo abbiamo seguito nella costruzione di questo libro, che è un'opera importantissima, ed è un'opera molto interessante perché affronta, studia la situazione economica, politica, storica che nel contesto della Seconda Guerra Mondiale nel paese, e poi dopo si focalizza sulla storia di Cavriglia e degli Eccidi. Davvero un libro molto bello, che è stato pubblicato, edito e pubblicato prima in lingua inglese e poi un'edizione molto interessante in lingua italiana. Il comune lo insignì della cittadinanza onoraria. Ecco, credo che Nash abbia fatto un lavoro straordinario, una persona semplice ma con la voglia di scoprire e la meticolosità di comprendere bene le cose. Credo che più di tutti Emilio Polverini possa raccontare nel dettaglio quanto Nash fosse meticoloso anche nel ricostruire la storia delle Eccidi, tanto da accorgersi per esempio di un nome diverso o mancante nell'elenco dei nomi che noi avevamo scritto nel luogo degli Eccidi dopo tanti anni. Quindi una figura sicuramente importante per Cavriglia, ma anche una bella figura per il suo paese. E il minimo ringraziamento che noi gli potevamo dare era quello di riconoscergli la cittadinanza onoraria, perché appunto era stato di grande servizio e di grande aiuto a tutta la nostra comunità. Nacque davvero un'amicizia e spessissimo ci scrivevamo, le sue lettere oramai in comune tutti conoscevano. C'è una lettera di Nash, perché era inconfondibile il suo stile, la sua presentazione, veramente questa classicità inglese, un po' snob ma anche molto colta, davvero interessante. Quando le sue lettere sono finite, per noi si è aperto un momento davvero di amarezza. Però è stato importantissimo il suo
contributo alla verità e alla conoscenza storica degli eccidi del luglio del 44 nel nostro comune. Ed è importante ricordare, fondamentale, perché da quegli orrori, da quei fatti drammatici deve emergere un convinto sentimento di ripudio verso le guerre, ma anche verso le ideologie che alimentano le guerre. Ricordare perché uno non solo, soprattutto un giovane, non solo deve conoscere la propria storia, da dove viene, le proprie radici, il proprio passato, ma proprio deve trarre da quei fatti la consapevolezza del ripudio delle guerre. Questo è fondamentale. Noi cerchiamo di farlo in tanti modi, con gesti simbolici, come può essere per esempio le commemorazioni che a Cavriglia da sempre si tengono il 4 luglio del 1944, ma anche l'11 luglio, per esempio alle Matole, perché furono quattro i paesi completamente colpiti, San Martino, Massa dei Sabbioni, Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto Valdarno. Ecco, noi cerchiamo di commemorare gli eccidi, ma proprio con la voglia, con la determinazione di trasferire questa memoria alle nuove generazioni. E lo facciamo appunto con questi gesti simbolici, ma lo facciamo anche con attività molto concrete. Per esempio, nel recupero del borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, che peraltro recentemente questo progetto è stato premiato da Regione Toscana su oltre 44 proposte progettuali, è premiato nel senso che attraverso i fondi PNRR arriveranno al Comune di Cavriglia 20 milioni di euro per recuperare quel luogo, che è un luogo simbolo della nostra storia, della nostra memoria, e uno degli aspetti più nobili di questo progetto, che è stato apprezzato molto da Regione Toscana e dal Ministero della Cultura, è il fatto di aver legato il recupero alla memoria, ovvero di valorizzare il Museo Mine, che già esiste, che è deputato alla conservazione della memoria e della storia del nostro territorio, con la realizzazione di un altro museo, che è la Casa della Memoria, che sarà proprio interamente dedicato a quei drammatici fatti accaduti appunto a Cavriglia tra il 4 e l'11 luglio del 1944. Quindi da una parte dei gesti più simbolici, dall'altra parte invece concretezza, quindi contenitori e contenuti importanti all'interno di questi luoghi che saranno recuperati grazie a questo finanziamento. Queste due azioni insieme hanno lo scopo e l'obiettivo da parte dell'amministrazione comunale di coltivare e di trasferire questa memoria alle giovani generazioni, affinché ciò che è accaduto a Cavriglia non accada mai più. Il perdono è uno dei concetti base che sta all'interno del messaggio che il Beato Angelico ha celato nell'Annunciazione, che Hermann Göring in persona voleva far trafugare dal convento di Monte Carlo il 30 aprile 1944 e che padre Alfonso Turchetti riuscì eroicamente a difendere. È il messaggio insito all'interno di quel dipinto nella Historia Salutis, i simboli nascosti all'interno del dipinto dell'Annunciazione, che narrano della venuta di Adamo ed Eva, dell'Hortus Conclusus di Maria, di tutte le piante simboliche che stanno all'interno di quel dipinto e di tutto il simbolismo che si cela dietro l'Annunciazione dell'angelo a Maria, l'incarnazione del Verbo, e poi la veste di Maria, Est e Donec Veniat, le due scritte ricamate all'interno della veste della Vergine. La luce eterna, Est, il punto cardinale e il punto in cui nasce il sole, ma anche la terza persona del verbo essere in latino, essere. La possibilità di redenzione attraverso il perdono dell'essere umano che scende sulla terra, attraversa il peccato e la redenzione, appunto, attraverso il perdono. C'è una sola cosa che oggi noi possiamo fare, è mantenere vivo il ricordo, non dimenticare.
Ed in questo senso esiste una frase di Virgilio che parla più di ogni altra. Nulla dies unquam memori vos eximet evo. Nessun altro giorno più tragico di questo potrà cancellarvi dalla memoria del tempo.